Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi sono qui per iniziare una nuova serie di video sempre su Pokémon competitivo, dove per complicarci un po' la vita ho deciso di andare a creare di volta in volta dei team competitivi con la restrizione di dover utilizzare per comporre la nostra squadra solo Pokémon di una certa regione. Quindi avremo il team con solo Pokémon di Kanto, il team con solo Pokémon di Hoenn e così via. Vi faccio vedere la squadra di oggi, che è il team di Kanto. Team è storto, scarso, manca dei più elementari elementi del panorama competitivo, ma anche dei difetti. Ovviamente per l'Uber non c'è tutta questa scelta, in quanto la prima generazione ha solo Mewtwo come Uber, che è stradevole a uno dei Pokémon più giocati del momento, che è Calyrex Shadow. Poi abbiamo Slowbro, che, attenzione, Slowbro può sembrare un po' messo lì a caso, tra virgolette. In realtà è abbastanza forte contro altri due Uber che sono abbastanza giocati, che sono il Calyrex, quello ghiaccio, e Zamazenta. Ragazzi, il team è questo. Lì in alto c'è il codice del rental, se volete scaricarlo, e qui in descrizione sotto c'è il paste per eventualmente giocarlo su Showdown o riprodurlo. Io vado a cercare una partita e vediamo cosa riesce a combinare il nostro signore della grotta celeste. Allora ragazzi, questo è il primo team che andremo a sfidare oggi, un Calyrex Ice, quindi non è male Slowbro. Io partirei di Slowbro Ninetales, anche se lui ci mette la pioggia, non importa, l'importante è che noi dobbiamo bruciare il cavallo, sostanzialmente. Dopodiché, Mewtwo non è che faccia granché bene, però è il nostro Uber, bisogna che lo portiamo. Poi sto pensando tra Venusaur e Moltres, sostanzialmente. Proviamo con Moltres. C'è Amongus, Urshifu. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cilindro, ragazzi. Molto difficile, ragazzi. Vincere anche solo una partita quest'oggi sarà molto, molto complicato. Molto complicato. Allora, Farigiraf Urshifu è una lead che non mi aspettavo, sostanzialmente. Mi aspettavo partisse di Calyrex. Allora, lui può mettere la Trick Room, lui potrebbe fare Trick Room con Farigiraf, retromarcia con Urshifu e mettere Calyrex. Noi possiamo andare a fare, possiamo andare a predictare un po' questa cosa. Possiamo fare ferro scudo qui per intanto boostarci un po' di difesa e andiamo a bruciare la slot di Urshifu. Se entra Calyrex, esatto, se entra Calyrex e non missiamo, bruceremo Calyrex. Se Urshifu resta, bruciamo Urshifu, che insomma va bene, ecco, nel senso. Retromarcia ci ha fatto tanti danni, ma nel senso è una cosa l'abbiamo preso in considerazione. Ecco, qui entra Calyrex. Ti prego, non missare fuoco fatuo, ti scongiuro, ne vale la partita. Ok, benissimo. Adesso con Calyrex bruciato, Slowbro a più 2 di difesa, dovremmo essere al sicuro da Calyrex e Trick Room di Farigiraf. Perfetto, tutto secondo i piani per il momento. Adesso possiamo fare, pensiamo un po', potremmo recuperare un po' di PS con Slowbro eventualmente. Adesso noi la Trick Room, stavo pensando, eventualmente potremmo con Encore levare la Trick Room a Ninetales. Però la Trick Room ora come ora ci può anche aiutare con Slowbro. Io farei che recuperiamo un po' di PS, che non fa mai male. E poi, siccome potrebbe arrivarmi una forza equina su Ninetales, io ci butto un Pokémon volante, onestamente.
era da portare col senno di poi, a mente fredda, vi avrei detto invece che Moltres portavo Clefairy. Lei mi fa Helping Hand, lancia Glaciale. Però noi siamo più veloci, recuperiamo anche salute. Ragazzi, il nostro Uber in questa partita... No, forza equina tirata sul Pokémon volante, ragazzi. Portatemi al mondiale adesso. Ok, allora. Noi adesso abbiamo un bello Slowbro che possiamo... continuare a boostare o iniziamo anche a far vedere che sappiamo picchiare anche noi? Ma io direi di sì. Facciamo vedere che sappiamo fare male anche noi. E qui tiriamo un gustoso onda calda, perché no? Ora Moltres sarà più lento. Probabilmente ci prenderemo questa bellissima lancia glaciale in faccia. Il danno è... non fa assolutamente niente questo danno. Onda calda, missiamo Farigiraf. Pazienza. Uff! Morirà di burn probabilmente. Sì, ok. Perché siamo ancora sotto sole, ragazzi. Ecco perché onda calda. Vedi Ninetales. Ninetales non è solo un supporto per Venusaur, ma anche per Moltres. Among Us. Allora. Slowbro non può essere sporato perché ha la safety goggles. È l'unica nostra l'unico nostro modo di sconfiggere Among Us sostanzialmente. Però ci dobbiamo boostare ancora un po'. Turni di Trick Room quanti ne abbiamo, ragazzi? 2. Allora facciamo ferro scudo. Dobbiamo aumentare il nostro potenziale offensivo per danneggiare Among Us, perché altrimenti non prende niente. Lui potrebbe sporare Moltres, però se non spora Moltres fa altre cose, nel senso. Spora su Moltres, va bene, lo sapevamo, nel senso. Psichico arriverà sempre su Moltres. Lui odia Moltres, abbiamo capito questo. Io direi di andare a più 6. Perché sì. E diciamo che Moltres ormai il suo lo ha fatto. Quindi anche se muore, forse anche meglio, perché se muore praticamente... ci libera la slot. Adesso finisce Trick Room alla fine di questo turno. Ci libererà la slot per entrare con Mewtwo. Quindi anche se muore non è una gran perdita. Spora su un Slowbro che non può essere sporato sostanzialmente. Psichico. Se resistiamo e ci svegliamo. No, non resistiamo. Pazienza. Ok. Adesso ragazzi possiamo entrare con Mewtwo. Possiamo entrare con Mewtwo. Ah, che bello sei. Allora. Allora lui rimette Trick Room, va bene. Facciamo schiaccia corpo qui. A noi ci va bene la Trick Room, anche sì. Cioè nel senso... proviamo a far così. Secondo me Among Us deve proteggere, va bene? Però se non protegge, morirà di psicobotta, ragazzi. Quindi vediamo lui cosa fa. Per me fa Protect Trick Room. No, polverabbia. Ok, quindi si prende addosso la psicobotta e il body press. Bellissimo. E non si prenderà il body press addosso. Si prende... va bene, ragazzi. Body press su Farigiraf. Il danno inizia a essere a più 6 abbastanza interessante. È una dimensione distorta. Non c'è più il sole, vedo. Adesso ha l'Urshifu Scarf, forse. Dunque, noi siamo più veloci. Siamo più lenti in Trick Room di Urshifu Scarf. Forse anche sì. Sempre che sia scarpa quello Urshifu, non me lo ricordo, onestamente. Comunque sia,
continuiamo a martellare di body press pari giraffe e siamo, siamo specs, quindi siamo lockati psicobotta su Kushi. Secondo me è forfetta. No, non forfetta, perché ancora la Tera può cambiare tipo. Urshifu diventa acqua. Esatto. Non c'è più la forte luce solare messa da Ninetales, quindi lui insomma, non, le sue mosse acqua non sono nerfate. Altruismo, body press, salutiamo Farigiraf. Mi fa idrografica su Mewtwo, però sei più lento. Sei Scarf, quindi sotto Trick Room sei più veloce, quindi lento. Quindi è tutto. Ha preso una bella botta comunque. E lui, ragazzi. È disperato. Perché prova a tirarmi giù uno Slowbro che non morirà mai. E quindi, ragazzi, abbiamo vinto la prima partita con Mewtwo, ma soprattutto, ragazzi, con Slowbro. Super Slowbro ce l'ha svoltata. Il body press e il. È stata una partita un po' fortunata, nel senso, se avessimo missato il burn di Fuoco Fatuo all'inizio, è lì che abbiamo vinto la partita. Perché se avessimo missato quel Fuoco Fatuo, ragazzi, non saremmo arrivati a questa situazione. Andiamo avanti e cerchiamo un'altra partita. Cos'è questa cosa? Ragazzi, Eternatus è tornato direttamente da Spada e Scudo per romperci i maroni. Allora, lui sostanzialmente, penso sia Specs, anche quell'Eternatus, e fa fangonda con Tinkaton di fianco, quindi lui fa una mossa veleno ad area, avendo di fianco un Pokémon acciaio che non può essere colpito sostanzialmente. Mi piace Moltres Venusaur come inizio. E Mewtwo dietro, e il nostro prossimo Slowbro lo lasciamo a casa questa volta, ha già dato abbastanza. La nostra scelta è fra Clefairy e Ninetales. È che lui quel Tornado sa Raindance di sicuro. Ok? Quindi se io parto di Ninetales per mettere il sole, lui parte di Tornadus, mi fa pioggia danza. Succede un po' come è successo alla prima partita dello scorso video. E noi rimaniamo fregati sostanzialmente. Allora, vediamo un po'. Tinkaton Eternatus, che se io partivo di Mewtwo sostanzialmente era bella e fatta. Dunque, noi potremmo fare Tailwind e possiamo già anche già atterrare, perché ci arriverà il fake out di peccato di Tinkaton addosso. Possiamo terare e sonniferare Eternatus. Mi sembra una buona strategia. Vediamo. Lui tera veleno, probabilmente. Esatto. Farà malissimo, ragazzi. Potrebbe fare il Ping End quel Tinkaton, non mi ricordo il suo set. Potrebbe essere AV, potrebbe essere qualunque cosa, ma perché le devo trovare io queste cose? Esatto, altruismo, Sludge Wave, salutiamo Moltres. Probabilmente. Potevamo fare qualcosa di meglio col team che abbiamo? Ovviamente no. Ovviamente no. Vabbè, dai. Vediamo di combinare qualche cosa con quello che abbiamo qui. Non abbiamo più la Tailwind, però possiamo entrare con Mewtwo. Allora,
Allora, cosa mi impedisce di tirare una psicobotta grossa come una casa su quell'Eternatus? Niente, l'unico che potrebbe entrare per prendersela è Incineroar. Perché così gli arriverebbe una mossa psico su un Pokémon buio. Quindi noi per coprire facciamo un... un sonnifero? Però magari Safety Goggles. Facciamoci un Geoforza sopra. Esatto, va via Eternatus, entra Tornadus. Si assorbirà la Geoforza, ma la Psicobotta la prende. E Sash. Ok. E Sash quindi ha resistito. Gran Martello. Salutiamo Venusaur. Ma è velocissimo allora quel Tinkaton. Ok che il nostro Venusaur non è un fulmine, però... Allora, siamo un po' nella merda, nel senso che se lui ha Incineroar dietro, ha vinto. Perché lui adesso basta che lo faccia entrare su... e a me per danneggiarlo rimane una mossa psico e Heat Wave di Ninetales. Ora lui cosa può fare? Senti, togliamoci dalle... anche danneggiare Tinkaton adesso potrebbe non essere facilissimo. Facciamo Psicobotta sempre qui e... io scotterei... scottiamo Tinkaton o lo danneggiamo? E... scottiamolo. Fa Tailwind, Gran Martello non può farlo perché l'ha già fatto la carineria su Mewtwo. Ok, ci fa un terzo di vita circa. Quel Tinkaton super veloce non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo così veloce. Poco fatuo e noi no, ci ha messo tantissimo per fare questa animazione. Ok. Quindi le velleità offensive di questo Tinkaton si sono ridotte. Se ha Incineroar, ragazzi, usciamo perché non lo tireremo mai giù. Lui ha un Eternatus a piena vita addormentato che deve ancora scontare il suo turno di Nanna. E poi un Pokémon X. Che ripeto, speriamo non sia Incineroar. Urshifu. Urshifu sotto Tailwind più veloce di Mewtwo. Potrebbe vincerla con retromarcia benissimo. Però magari non ce l'ha. Non possiamo sapere che stat abbia quell'Urshifu lì. Close Combat secondo me non basta. E essendo che siamo sotto sole, forse nemmeno idroraffica basta. È vero che Mewtwo è di cartone, però insomma non abbiamo tante alternative. E qui onda calda, vediamo cosa succede. No, abbiamo Tinkaton più veloce addirittura anche di Urshifu, ci critta anche, e quindi abbiamo sostanzialmente perso la partita. Questo Tinkaton quanto cazzo è veloce, ragazzi, fatemi capire un po'. Era anche burnato, cioè voglio dire, questo crit ha contato parecchio. E niente, noi usciamo perché con il solo Ninetales non possiamo certamente tirare giù Eternatus. Oh mamma mia! Allora, wow. Allora, pensiamo attentamente. Quel CM Pao lì davanti mi esplode tutto il team. È un casino, ragazzi. Non so veramente da che parte guardarlo questo team. Sicuramente il perno è Miraidon, non ci vuole un genio per capirlo. In realtà, se parto Clefairy Venusaur, non dovrebbe andare malissimo. Miraidon non so come tirarlo giù, ragazzi. Facciamo Mewtwo e Ninetales o Moltres. Proviamo Ninetales.
Col senno di poi forse era meglio Moltres. Però a 3 elettro, ragazzi. A 3 elettro. 3 elettro, io ho Moltres. Va bene. Mani nei capelli, assolutamente. Col parte di Whimsicott e la Calamita. Mamma mia, ragazzi. Allora, Whimsicott, so veramente cosa aspettarmi, ragazzi. Allora, io farei un Follow Me. Perché no? E poi io farei un giga assorbimento su coso. Facciamo Air Power su la Calamita lì. Che dovesse mai entrare Miraidon, no, non entra niente. Lui Terra, Erba, sta a vedere sicuramente. Lui Terra, Erba, la Calamita. Quindi gli facciamo una mossa ghiaccio. E io ho il Pokémon Erba. Madonna santa. Lui mi fa Terra Blast ghiaccio. Oh mamma mia, oh mamma mia, cosa sei tu? Cosa sei, il demonio? Però il danno è buono. Il danno è buono. Allora, ragioniamo. Clefairy bisogna che ce lo manteniamo un pochino. Io direi di far entrare Ninetales. E il nostro Venusaur. Dunque, se con una mossa da 90 gli abbiamo fatto 40% circa. Noi con una mossa da 75 più 32, 100 e passa. 60 glielo facciamo, va bene. Quindi giga assorbimento qui. Mi sembra safe tutta la vita. Ora, l'unico problema è se lui fa Tailwind mossa ghiaccio. Ah, io l'ho anche paleoattivato. Quindi gli aumento anche l'attacco speciale. Sono veramente un genio. Sono un genio. L'ho appena reso un mostro. L'ho appena reso un mostro. Fatto gazzato. Ora, la partita è compromessa per la mia grandissima testa di cazzo, sostanzialmente. Noi facciamo onda calda e sono qui per forza, perché altrimenti ci prendiamo anche un Air Power su Ninetales. Ritira Whimsicott, entrerà Miraidon, sicuramente. Esatto. Potrebbe anche fare scarica questo cose. Questo coso fa cose. Lui non ci perde niente a fare una mossa tipo scarica. No, lui continua a fare Terra Blast. Magari anche Specs questo coso, capito? Cioè. Madonna del Signore. Benissimo. E ci siamo tolti la soddisfazione di tirare giù questo catafalco. Però lui adesso entra con Whimsicott, ci fa false lacrime su Mewtwo e botta col coso. Anzi, addirittura c'è anche Chenpao, quindi Sucker Punch e Goduria. Quindi
Elettro Semi 100, oh, mamma mia, ragazzi. Non vedo come possiamo uscirne, ragazzi. Sinceramente. Boh. Protect. Terra normale. Psicobotta. Metti che lui in un. In un momento di non lo so, sfaso generale mi incrocia, ma dovrebbe andare con Miraidon, dovrebbe andare su Mewtwo, insomma. Potrebbe anche andare doppio, non ci perde niente. Ma noi Sucker Punch e Botta non la reggiamo, nel senso. È un arrampicarsi sugli specchi questa cosa che noi facciamo. Anzi, addirittura non ha bisogno di fare Sucker Punch direttamente questa cosa. Attenzione, attenzione, lui è impazzito. Se venisse giù... Ok. Ok. Il problema è che... siamo bloccati su una mossa psico e di là c'è un buio. Il nostro problema è solo questo. Ninetales ce la devi carriare. Ce la devi carriare fino alla morte, sostanzialmente. Fammi un'onda calda e psicobotta qui. Fascino. Va bene, siamo tutti ammaliati dal fa. Ma che mosse c'ha? Ma cosa sei tu, il diavolo? Siamo tutti ammaliati dal fascino di Whimsicott e dalle mosse. Non missare, per favore. Ok. Ragazzi, ragazzi, cos'è successo? Eravamo con un piede e mezzo nella fossa e abbiamo battuto probabilmente uno degli Uber più potenti di questo metagame. Ma il football, ragazzi, il football, il Pokémon, questo è il Pokémon. Ragazzi, abbiamo fatto delle partite spaziali, veramente fuori di testa. Mamma mia, sono ancora ammaliato dal fascino di Whimsicott, non so come commentare questo post partita. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi, ragazzi, questa è una serie, quindi ci vediamo al prossimo episodio con un team mono Yoto. Ti sto già cucinando, vedrete che ci saranno delle belle sorprese. Ciao!